Allora, una cosa abbastanza interessante che è successa ieri in commissione congiunta bilancio e affari sociali, sono stati auditi 4 esperti che il presidente Vargiu ha definito i 4 migliori che diciamo abbiamo sulla piazza in tema di governance sanitaria. Ci hanno fornito delle slide, ci hanno fornito alcuni abstract di un paio di pagine, è stato estremamente interessante, diciamo che non tutti erano sulla stessa linea. In particolare avevamo un esperto estero, avevamo un esperto che veniva da Johannesburg e ci ha parlato un pochino di quello che usciva fuori dal punto di vista di una governance sanitaria fatta dal punto di vista territoriale, dal punto di vista della ambulatoriale, e altri esperti che invece hanno clusterizzato i dati a livello epidemiologico per portarli a paragone di voci di spesa fatti in Europa e fatti anche ad altri livelli mondiali. Una cosa abbastanza importante che, mentre alcuni esperti hanno premuto, diciamo, sull'importanza di una riallocazione delle risorse spostandole in tema di prevenzione primaria, per cui in prevenzione primaria noi spendiamo lo 0,7% dell'intero budget del sistema sanitario nazionale, quando per legge dovremmo spenderne il 2%, e questo 0,7% vanno tutto in vaccini. Quindi noi abbiamo una totale assenza di prevenzione primaria, significa che non evitiamo che la gente si ammali. In tema di prevenzione secondaria invece noi abbiamo praticamente tutto un sistema di funzionamento basato praticamente totalmente sugli ospedali, aspettiamo che la gente si ammali per poterla curare, aspettiamo che diventano degli acuti, oppure nel momento in cui sono stati dimessi perché sono persone con patologie croniche o degenerative o neurodegenerative, quindi persone che non sono destinate a guarire, praticamente noi li abbandoniamo, nel senso che non facciamo una presa in carico, un progetto terapeutico individualizzato come prevedeva la legge 328 del 2000, non sono stati fatti dei modelli che vanno sul territorio per una presa in carico in termini di sistemi di team multidisciplinari di tipo sanitario e di tipo sociale, per cui in modo che il fisioterapista ti possa venire a casa una volta a settimana, ogni 2 settimane, l'infermiere lo stesso, in alcuni casi anche lo psicologo nel momento in cui la persona malata è spesso anche abbandonata a livello sociale per il motivo per cui è sola, possa eventualmente farsi una chiacchierata a casa per ridefinire alcune abitudini, perché il problema sono ovviamente anche le abitudini. Per cui gli investimenti in tema di sanità vengono clusterizzati e vengono giustificati solo andando a controllare quanto spendono gli altri paesi e il fatto che gli altri paesi spendono di più. Non si è andato a controllare le ragioni per cui in probabilmente 15 regioni su 20 noi non abbiamo una soddisfazione dei pazienti, delle persone che stanno male, in termini di servizio che viene erogato dal sistema sanitario nazionale, in questo caso regionale. Questo perché 15 regioni su 20 non hanno un modello di governance, non hanno una programmazione di quello che devono fare le singole ASE, i singoli dipartimenti, i singoli servizi all'interno del loro territorio. Quindi è tutto lasciato assolutamente a questi dirigenti di nomina politica, che all'ultimo momento possono decidere chi mettere, come mettere, quali progetti fare partire, ed è spesso su base clientelare perché sono nomine politiche. Che questa cosa non è stata sufficientemente sottolineata, quindi il trucco è, in buona sostanza, da molti anni a questa parte in molte regioni non fare una programmazione di tipo economica di quelli che sono le risorse a disposizione delle aziende sanitarie locali, per esempio in Toscana ne abbiamo 12, e questi invece programmano in maniera capillare i loro interventi sulla base dei dati epidemiologici che hanno. Infatti, caso strano, è una di quelle regioni che ha i conti sufficientemente in ordine, è considerata efficace, è considerata efficiente. Stessa cosa la Lombardia,
anche se è un modello misto pubblico-privato, stessa cosa le Marche e per alcuni aspetti l'Umbria e sicuramente l'Emilia-Romagna. Tutte le altre regioni hanno degli interessi estremamente specifici nel non far partire queste programmazioni, queste progettualità di cui le regioni dovrebbero farsi carico. Quindi il giochino è: non programmiamo niente, all'ultimo momento c'è l'emergenza, arrivano le fatture, noi paghiamo, manteniamo lo status quo dei poteri, degli interessi, delle clientele, di chi ha mangiato prima, anche perché parliamoci chiaramente, di chi ha mangiato prima, ci assicuriamo che continua a mangiare anche dopo, quindi manteniamo gli interessi di questo tipo, quindi non c'è meritocrazia, non c'è cambiamento, non c'è un servizio sociale e abbiamo continuamente dei sanitari che hanno introiettato culturalmente il fatto che quando finiscono di lavorare devono andare agli ospedali. Il problema è che gli ospedali non hanno più risorse, ma il problema è che non ci sono non vengono fatti nessun tipo di investimenti per levare il lavoro agli ospedali, cioè prevenzione primaria e prevenzione terziaria. Questo è un modello mondiale conosciuto come primary health care ed è assolutamente sponsorizzato dall'OMS. E questa cosa viene continuamente evasa, elusa, e probabilmente con un 4% di pazienti cronici, degenerativi e neurodegenerativi che va a drenare, stiamo parlando dell'ordine di 35 miliardi l'anno, perché il sistema sanitario nazionale per questo 4% di pazienti va a spendere 35 miliardi l'anno. Perché? Perché invece di essere curati in acuzie, in post-acuzie, in subacuzie, questi vengono curati in acuzie, aspettiamo che queste persone peggiorino, ok, per poi fargli il pit stop all'ospedale, gli cambiamo le gomme, gli cambiamo l'olio, gli famo la flebo, gli famo dimagri, noi gli cambiamo le abitudini, non ce ne frega niente, li espelliamo dall'ospedale, questi degradano nuovamente perché hanno delle abitudini sbagliate, hanno a volte dei problemi di tipo comportamentale che sono di tipo sbagliato in termini della loro stessa salute, però non ce ne importa niente perché l'importante è che funzionano i grandi interessi in tema di sanità. Grazie.